qui ha fatto un miracolo, perché ancora una volta non aveva giocato in modo perfetto Federer, non sta cercando tanti angoli, l'attacco non era così profondo. Yaminen, sai, questo frangente ha avuto anche la possibilità di passare, non tanto su questo, ma su questo passante. Poi qua il grande volley di Federer. Ma con Federer lo stadio si aspetta qualcosa di più, finora è ancora è come se veramente sono tutti in attesa di vedere qualcosa di anche noi di entusiasmante. Aveva centrato sul primo diritto Federer, ma se ci fanno rivedere la risposta, che risposta d'incontro, che non la possiamo rivedere, ma solamente di polso è riuscito a giocare una palla vicino alla riga, poi questo grande diritto in progressione lungo linea. Tiene a zero il turno di battuta Roger Federer, 4 pari. 4 games all. Quando Federer riesce a mettere la prima, praticamente Nieminen è costretto solo a rete. In compenso è solidissimo oggi Federer, 5 pari, pone fine ad un game che iniziava ad essere complicato, da 40-0 a 40 pari. Ancora una volta split step, passo in avanti e copertura della rete, praticamente accademia al, 7-6 limite, al limite come l'ha giocato lui, dato soltanto che fiducia. Che frustata con il rovescio da parte di Federer. 40-15. 40-15. Rivediamo il nastro colpito da Nieminen. Tutto braccio Federer. Non era facile questo smash, ma finalmente Federer è riuscito a giocare, ha provato più volte in questo match a giocare questo attacco con il diritto, poi non facile, ma per lui questi sono colpi semplici. Vabbè, certo, un top 10 questo smash lo deve mettere a segno sempre, però resta che il lob di Nieminen era abbastanza ostico. Che risposta, era fuori dal corridoio con i piedi Federer, ha tirato un angolo stretto a sventaglio, perché ha giocato proprio un piatto in back, guarda come riesce a giocare di polso, questo è impressionante, impressionante. Sarebbe stato vederlo, sarebbe stato bello vederlo con il super slow motion. Insiste dalla parte del rovescio, sì, ed esulta. Qui è rimasto Federer fermo Nieminen, perché Federer ha fatto finta di giocare in lungolinea, poi è riuscito a chiudere. Ora qui si ferma, si blocca, poi chiude con il polso sull'incrociato stretto. Non ti fa capire veramente nulla Federer, perché è vero che oggi ne ha sbagliati tanti, ma quasi sempre a velocità più basse. Quando si giocava in accelerazione ha sempre tenuto bene Federer. Gran becco. È
grande Federer perché ha giocato 3-4 po' veloci, le palle veloci, poi ha diminuito un po' per non andare nell'errore invece come aveva fatto Nieminen nel punto precedente. Ecco il break. Al volo addirittura Federer. 15 pari. Attacco in controtempo, schiaccio al volo. Federer che ha una velocità media della prima di servizio di 16 km orari più veloce del suo avversario. 189 Federer, 173 Nieminen. Nella prima fa le prove generali, nella seconda non sbaglia mica Federer. 30-15. Punto fotocopia. Serve in volley. Questa volea. 40-15, due set point per Roger Federer. La volea in progressione, un taglio sotto verso l'esterno. Incredibile. La palla non si alza. Risposta vincente di Roger Federer, 30-40, per il secondo game consecutivo sul servizio di Nieminen. Federer arriva a palla break. Troppo prevedibile, come nel game precedente sul 30 pari, però sorprende tantissimo le poche palle concesse da Federer sul proprio servizio. Nessun rischio. Anche nel primo set sì, è andato qualche volta sul 30 pari, però veramente zero palle break concesse. Quando non concedi palle break vuol dire che comunque stai tenendo un'ottima percentuale di servizio. Vedremo se ora sentirà un po' la pressione, ma che Federer possa essere sotto pressione la vedo dubbia contro Nieminen in un set nel quale ha perso un solo 15. Al volo Federer, 30-0. 30 love. Attacco in controtempo. Tutto apparentemente molto facile. Risposta vincente, 4-1, prende il largo Federer. 4-1 Federer. Ha rischiato tanto Nieminen in quest'ultimo punto, passa il turno Roger Federer. 7-5, 7-6, lo svizzero è in semifinale. A me ha ricordato molto il torneo, non il match giocato contro Nieminen a Basilea, ma proprio il torneo, un Federer a Basilea, che un Federer che non ha iniziato al meglio e match dopo match ha trovato la sua forma. Oggi sicuramente ha cercato di giocare bene.